Benvenuti, le tribune sono aggrimite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che complesso, Manuel. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'arbitro ha già dato via al cronometro. Luca Schiaretti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Schiaretti, pallone lungo in verticale. Lo hanno marcato molto bene, no? Non si è potuto liberare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Occhio, può andare. Splendida azione del portiere. Ottima la parata del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Sceglie di battere colpo. Elegante. La butta in mezzo. E il portiere la fa sua. Scodella in avanti. Prova la giocata di Fino. La gioca in aria. Si fa trovare il posto giusto e allontana. Lungo passaggio in avanti. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Luca Schiaretti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Camporese. C'è la palla lunga in avanti. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Prova a verticalizzare. Luca Schiaretti. Palla in avanti verso il compagno. L'avversario ha avuto la meglio. Luca Schiaretti prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. È davvero una bella serie di passaggi questa. Lotta ma perde l'equilibrio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La mette in mezzo. Nessuno arriva sul cross. Attenzione al tiro. Tira davvero molto a molto. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Luca Schiaretti riceve in aria. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Non riesce a mantenere il possesso. Alla peggio nello scontro di forza. Decidono di giocarla all'indietro. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato.
tocca in avanti. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Cucino. Luca Schiaretti. Scodella in avanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Tocco preciso, qui deve tirare. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però fa bene a provarci. C'è la palla lunga in avanti. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Luca Schiaretti. Allunga il piede verso il pallone. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Prova il cross in area. Occasione per il contropiede. Prova il tiro e c'è il gol del capitano. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avare di emozioni, nonostante sia tutto da vivere. Inizia adesso il secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Si libera della palla ed evita complicazioni. Difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Camporese. Pallone lungo in verticale. Ottima progressione, palla al piede. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Qui può partire il contropiede. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Può metterla in mezzo. E trova bene. Ecco il tiro! Piede troppo lento, non sapeva concretizzare. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Grande
rifiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Io Fabio penso che avessero ancora la testa nello spogliatoio, con troppa facilità hanno subito gol. Può provare! Il pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Credo che la difesa possa tirare un grande sospiro di sollievo. Sono stati graziati da una conclusione non all'altezza della situazione. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. E passa, palla al centro, cerca il tiro e ha tentato la giocata spettacolare, ci è mancato davvero poco. Ci ha provato in acrobazia, probabilmente non poteva fare di meglio, queste giocate difficilmente riescono. Luca Schiaretti. Lungo passaggio in avanti. E perde il duello fisico con l'avversario. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Cucino. Lucas. Via di forza. Cerca un compagno, cerca un'azione veloce. La situazione si è davvero complicata, sono riuscito a metterci una pezza. Un intervento fondamentale. Era nell'inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Cucino. Cucino prova la fondo sulla destra. Cucino. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. L'allenatore stava dando istruzioni su un panchino, è venuto il momento di attivare la formazione. Scodella in avanti. Riceve la palla. Non aveva scelta in questa occasione. Ottima giocata. Ha la possibilità di colpire. Ci prova di nuovo. Grande occasione da palo. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Sembra che mister voglia fare un altro cambio. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco.
vicino alla porta. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. C'è la palla lunga in avanti. Mostrano un buon controllo del gioco. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Camporese. I giochi sono ancora apertissimi, ora tutto dipende dal talento dei singoli. Una giocata può anche decidere la partita, può valere la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per... Può tentare la conclusione! E anche stavolta niente di fatto. Ti manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi da davanti ci arrivano, e come? Amici. L'azione ristagna a centrocampo, ma il tempo scorre inesorabile. Cerca il compagno in area. E attento, allontana senza problemi. Va di testa! Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di nulla. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio. Ci riproverà. Amici. Si proietta in avanti quando manca ormai poco al termine della partita. Cerca l'uomo là davanti. Passaggio sulla destra. Occhio al traversone. La palla esce dal campo, sarà rimessa per il portiere. Che svista! C'è il cross. Ottimo salvataggio!